commissario. Allora, intanto un giudizio su questo test, che poi è l'ultimo, no? Prima dell'inizio del campionato, credo. E allora se comunque sei soddisfatto, hai dato comunque spazio a tutti. Sì, abbiamo fatto, ho voluto portare tutta la rosa a una buona condizione, e quindi diciamo che il livello in generale si equivale, non c'è giocatori che sono rimasti indietro, quindi era giusto dare quasi tutti 45 minuti. E le indicazioni sono positive sul piano difensivo, abbiamo una grande solidità. Abbiamo visto che il primo tempo eravamo ben messi in campo, attaccavamo alto, quando c'era da accelerare accelerevamo giusto, col fatto che anche ieri avevamo caricato molto, quindi la brillantezza non ci poteva essere. Secondo tempo, dopo 20 minuti non ho capito questo metamorfosi dai primi 20 minuti del secondo tempo e i secondi che ci siamo adagiati al ritmo della partita, quindi quando bisogna invece cercare di tenerli 45, perché dovevamo fare 45 evidentemente, il fatto che dopo la partita sembrava un po' più in discesa, loro si sono adeguati. Però diciamo che tanto non si è fatto male nessuno, se non Capello che ha preso una botta, e gli altri bene, sul piano fisico li ho visti molto tranquilli. Ci manca diciamo un po' più di qualità tecnica per far girare la palla, dovuto anche il fatto che dicevano che la palla non rimbalzava benissimo, però il fatto secondo me è dovuto anche i primi 20 minuti del primo tempo che eravamo molto compassati, cioè giocavamo tutti la palla sul piede, invece noi non siamo abituati, abbiamo voglia di attaccare la profondità. Sta il fatto che quando è entrato Marcandella i 20 minuti finali sono stati completamente diversi. Forse sono stati anche i migliori che abbiamo visto oggi, insomma, gli ultimi 20 minuti del primo tempo forse sono quelli che sono piaciuti. I 20 minuti finali del primo tempo, i primi di 15 minuti del secondo tempo sono stati i migliori. I primi 20 minuti siamo stati bravi in fase difensiva, ma non bravi nelle giocate. Negli ultimi 20 minuti, quando c'è stato i due giocatori che attaccavano la profondità bene, ci sono state delle azioni importanti, quindi abbiamo fatto questi due gol. E poi ci sono stati i primi 15 minuti, abbiamo avuto tre occasioni da fare gol, e anche lì bisogna essere un po' più cattivi. Se ci capita una palla bisogna farla, perché in Serie B sono convinto che ti capiterà poche rispetto alla molle che creavamo l'anno scorso. Ci sta che una partita te ne capita uno, devi essere bravo a capitalizzarla. Questo dobbiamo migliorare. Senti, Capello precauzionale... Ho visto, sì, no, visto che aveva preso questa gran botta zoppicava, avevo paura, siccome lui è anche un generoso, ha fatto anche due corse sul terzino loro, avevo paura che dopo correndo male si affaticasse, siccome domattina abbiamo un allenamento abbastanza duro, volevo che domattina facesse allenamento e non oggi, e quindi è meglio così. Senti, Bonazzoli, no? Oggi ha fatto un gran gol, perché comunque poi una punizione che ha ricordato anche quella con Monza, no? Sì, generale, no, ma... Però ecco, oggi sto no, oggi mi è piaciuto. Ma l'atteggiamento che sia importante anche sul piano morale, no? Penso che sì, a parte il secondo viene da una sua attacco alla profondità, il portiere si sono scontrati e poi la palla è tornata dietro, quindi il movimento, la respinta, è stato bravo lui. Ma mi è piaciuto l'atteggiamento, che quando perdeva palla voleva andare a riconquistare. È chiaro che ancora non è bravissimo in fare difensiva, però già che il fatto che oggi ha voluto far vedere che c'è, mi fa piacere questo. Secondo me è molto bravo a dialogare con la palla a terra, avete visto che quando la palla gli arriva, palla a terra, è molto bravo, però deve capire che anche quando c'è la fase difensiva deve essere più bravo un po' anche a recuperare qualche palla in zona alta. Senti, tu hai sempre parlato in queste settimane che il Padova, questa squadra, ha 2-3 abiti, no? Da poter utilizzare. Oggi hai fatto il 3-4-1-2, e allora il fatto di partire di questo trequartista, anche alla luce del fatto che è arrivato Clemenza, quindi bisogna iniziare ad abituarsi a giocare con questo sistema? L'allenatore secondo me non si deve focalizzare su determinate situazioni, ma deve essere in grado di sfruttare tutto il potenziale che la società gli mette a disposizione. Quindi ieri con il direttore del presidente si ventilava questa situazione la mattina, io già nel pomeriggio, chi ha visto l'allenamento, eravamo già predisposti a fare questo tipo di gioco, perché secondo me è un giocatore che ha una qualità importante, Clemenza, però bisogna mettere le condizioni di farlo rendere, quindi bisogna essere bravi a trovare i tre quarti. Secondo me oggi i tre quarti l'abbiamo trovato molto bene. È chiaro che è mancato quel là che invece di certe volte di tornare indietro doveva girarsi e puntare. Clemenza ce l'ha, Pulsetti è un altro tipo, Minesso dobbiamo dargli tempo, però l'abbiamo trovato, proprio perché, diciamo, a mezzogiorno, alle 10:30 si ventilava questa situazione e l'allenatore deve mettersi in posizione della squadra, e quindi ha fatto questo. Dopo
perché si è rivelato problematico arrivare alla famosa punta strutturata, e infatti sono arrivati Clemenza e Vogliamo. Allora, il mercato è molto complicato, molte volte si va a cercare degli obiettivi e gli obiettivi non sono facili da raggiungere, si vira su un altro perché poi quello che si va a virare è un giocatore che siamo convinti che sia funzionale alla causa del Padova. Quindi non è che è stato un ripiego di oddio, abbiamo preso un giocatore tanto che era ambito da altri, e quindi il mercato, l'evoluzione, vuoi per i costi, vuoi per tante cose, non si è incastrato. Ma io ho detto, l'allenatore deve essere bravo a fare incastrare queste situazioni nei sistemi di gioco. Noi abbiamo detto due abiti, il 3-5-2, il 3-4-1-2, il 4-3-1-2, e sono convinto che fra 3 o 4 settimane ce ne sia anche un altro, perché con l'arrivo anche di questi giocatori possiamo trovare anche qualcos'altro. Senti, a proposito di campionato, visto che ormai domani sarà una settimana esatta, no? Però si vocifera che poi magari l'AIC faccia sciopero, c'è questa nuova Roma. No, guarda, speriamo di non pensarci, perché ci siamo caduti già nel tranello l'anno scorso. Giochiamo o non giochiamo, siamo andati a Renate, abbiamo preso tre pippoli e siamo tornati a casa. Però se dovesse succedere come è successo l'anno scorso, ben vengono i tre pippoli, però il campionato di Serie B è un altro. Quindi io preparo la partita col fatto che domani ci alleniamo, che domenica si gioca. Poi, se ci saranno altre situazioni, noi ci adegueremo. Io sono convinto che il calcio ha bisogno di regole, ha bisogno di situazioni giuste. Da quello che si percepisce in queste ultime ore, si pensa di ritornare a 20 come era in passato, ed è giusto che chi abbia meritato di andare in Serie B sul campo sia premiato. Viene a dire Lentella, è vero, è arrivato quart'ultimo, ma casomai ci sono state delle situazioni, è giusto che venga ripescata Lentella. Non capisco perché devono essere ripescate gente che è arrivata a terza o quarta. Allora anch'io vorrei andare a giocare per lo scudetto, sono arrivato prima in C, non posso giocare e andare per la Europa League. E quindi è giusto che si si adegui. Ma sarebbe tecnicamente una riammissione quella di Lentella? Secondo me sarebbe ideale. Secondo me sarebbe giusto e l'ideale, perché se ci sono state delle infrazioni che io non so, ma non voglio neanche commentare, è giusto che se Lentella è stato arrivato quart'ultimo, ha perso la Serie B perché ci sono state delle situazioni non congrue al regolamento, è giusto riammettere Lentella. Ed è giusto anche che il calcio sia sostenibile, e mi dispiace perché piazze importanti rimangono fuori, ma il calcio deve andare come era una volta. Secondo me siamo andati troppo avanti, siamo andati indietro la tecnologia, ma abbiamo perso il valore di una volta dello sport. Una volta, quando giocavo io, erano 18 in Serie A, 20 in Serie B, 2 gironi da C1, finito. Se eri bravo giocavi, se non eri bravo andavi a fare i dilettanti e a fare un altro lavoro. Questo secondo me è il calcio, non bisogna dare aspettative, illusioni a molti giovani. Mi viene da dire, noi abbiamo Favaro, che secondo me è un signor portiere, è considerato un vecchio. Per quale motivo un 95 deve essere considerato un vecchio? In C non lo vuole nessuno perché è vecchio, ma mi viene da dire ha 23 anni, ed è un signor portiere. Me lo tengo io come terzo, perché questo è il calcio. Stai rovinando dei giocatori che secondo me, col fatto che la carta d'identità deve giocare, è la rovina. Se un giovane è bravo, se Zambattare è bravo, come a Bologna, gioca. Non deve per forza essere una regola che mi impone la federazione. Basta con queste cose. Perché se no andiamo a creare, in interregionale sono 4 fuori quota, mi viene da dire il 97 del prossimo anno, che non è più giovane, dove lo mettano? Va a finire in mezzo alla strada. La promozione, mi viene da dire che le regole secondo me sono sbagliate. Ai miei tempi, se eri bravo a giocare, se no andavi a fare in promozione, facevi due lavori. Senti, prima cosa, a proposito ancora di mercato, ti chiedo un giudizio finale, nel senso che alla fine mi sembrano 9 acquisti, dei quali tanti giovani, con però magari elementi di esperienza come Capelli e Della Rocca, che quindi aumentano il livello di esperienza, anche di pressione per la squadra. Tu sei contento? Io sono contento, sono arrivati i giovani con prospettive importanti. Abbiamo bisogno di serenità e tranquillità, perché i giovani vanno fatti cresciuti in un ambiente sereno. Quando c'è la scoppola bisogna accettarla con serenità, quando si vince non bisogna esaltarsi che siamo diventati fenomeni. I giovani sappiamo che ci possono dare, per 3 mesi Zambattaro, Mazzocco non ci hanno dato niente, nella parte finale sono stati determinanti per la vittoria del campionato. Bisogna avere questo equilibrio. Con me sanno che non esiste la carta d'identità, ma esiste il lavoro settimanale,
a Bologna avete avuto la dimostrazione quando vi avevo detto state attenti che ci saranno sorprese importanti, abbiamo giocato con 6 under 23. Questo deve essere lo spirito nostro, dobbiamo creare un'identità importante sapendo che è un campionato difficilissimo, perché quest'anno la Serie B, secondo me, il fatto delle 20 squadre cosa ha creato? Dicevano che si spende meno, invece si spende molto di più, primo, perché molte squadre ho visto che hanno fatto degli acquisti importanti, da dire la Salernitana, Di Gennaro, Juric e Toldo, il Perugia ha fatto una squadra della Madonna, la Spezia ha preso un giocatore come Galabino perché l'ha spagata una cifra incredibile, Brescia è una squadra anche loro candidati, quindi noi bisogna essere bravi a saper assorbire vittorie e sconfitte nello stesso modo. Noi abbiamo una linea dove dire quello che abbiamo costruito l'anno scorso lo vogliamo mantenere, con la sorpresa che questi giovani creeranno una base importante per il Padova. Siamo con Davide Marcandella, autore del definitivo 2-0. Innanzitutto una tua impressione sulla tua partita e su questa amichevole. No, beh, è stata un'amichevole che sicuramente è stata fatta per prepararci al meglio la partita di domenica col Verona. Poi le gambe sono quello che sono, però abbiamo cercato di riportare quello che abbiamo fatto in settimana col mister per cercare, come ho detto prima, di arrivare al meglio a questa partita. Personalmente, oltre al gol, sono contento, mi sento bene, quindi però si poteva fare un po' meglio sicuramente, però lavoreremo in settimana. Parliamo del tuo ruolo, perché magari il mister ha parlato durante il ritiro che ti vedeva anche come quinto, come esterno, che potevi fare questo ruolo. Adesso magari con l'arrivo di Clemenza, almeno così abbiamo visto in questa partita, se passate al 3-4-1-2 cosa cambia per te, e nel caso in cui ti facesse giocare come quinto esterno di centrocampo come ti sei trovato nel ritiro quando l'hai provato? No, beh, oggi da quando sono entrato fino a quando è entrato Piovanello, che dopo sono passato quinto, ho fatto una delle due punte, però comunque anche il tre quarti posso farlo, e il quinto è un ruolo che c'è da lavorare, è un ruolo che, come dice il mister, penso di poter fare, però con un po' di lavoro e un po' di certezze in più, anche perché è un ruolo comunque complicato che non avevo mai fatto, però comunque se c'è da fare quello lì io sono a disposizione del mister e dei compagni. C'eri l'anno scorso, ci sei quest'anno, cambia una categoria, che Padova vedi? La categoria, il gruppo, bene o male, l'ossatura è quella dell'anno scorso. Quelli nuovi che sono arrivati io qualcuno lo conoscevo già, anche Clemenza ci ho giocato contro da piccolo molte volte, lui giocava a Vicenza. Sono contento anche perché è forte, quindi più siamo in tanti, però il campionato è lungo, quindi di partite ce ne sono tante, abbiamo bisogno di tutti quanti. Il Padova, io la categoria non la conosco, mi è sempre stato detto, e mi è stato detto quest'anno dagli anziani, tra virgolette, che è un campionato difficile. Alla partenza così ci sono tante squadre forti, però credo che noi possiamo fare un buon campionato, essere una sorta di rivelazione, speriamo. Poi comunque l'obiettivo principale, noi giochiamo per vincere, però non ci nascondiamo, è salvarsi il prima possibile.